istituzionale di profili alti, da Scopelliti, quando era in auge, oggi dimenticato da tutti, perché così conviene nelle vicende politiche e umane, scendendo per i rappresentanti dell'Assemblea Provinciale, il riferimento, l'interlocutore privilegiato di cittadini ed istituzioni era Alfonso Passaparo. Quindi voi non potete far finta che non sia successo nulla. Voi dovete dire ed invitare, non chiudere ed imbavagliare il dibattito. Invitare Passaparo intanto a rivedere le sue posizioni, se questo è possibile. Se così non è, è chiaro che non procedete per la via del mare, come avete fatto vedere per Cavo e Lombardo. E qui si crea un esodo e un esilio forzato via mare e via monte, perché arriverà il giorno in cui, e non sarà lontano, i cittadini chiederanno conto di questo vulnus che si è venuto a creare, i cittadini e gli apparati politici, vostri di riferimento, chiederanno perché colui che ha favorito la nascita di questa formazione, che noi abbiamo detto replicando un errore perché ha creduto nelle capacità politiche e amministrative dell'attuale sindaco quando è stato sconfitto, ha replicato quando poi lo ha fatto eleggere, perché Passaparo è stato campione di consenso, lui e la triade che lui sosteneva, perché è facile oggi, ad un anno di distanza, pensare che Passaparo sia uscito di scena in modo simile. Questo noi non lo accettiamo, pretendiamo che si avvii un dibattito in tal senso, e accanto alle dimissioni di Passaparo, io mi permetto di segnalare, e su questo chiedo la verbalizzazione al segretario, che poche settimane prima delle dimissioni di Passaparo si è dimesso il dottor Zadotti, che è venuto qui, il dottor Zadotti. È venuto qui e ci ha illuminato su quello che è il sistema di marketing termale, ci ha spiegato come e cosa bisogna fare. Io, se potete verbalizzare, segretario, per altre vie ufficiose, quindi su questo chiedo una verifica, ma lo farà lo stesso sindaco da qui a qualche ora, ho saputo che si è dimesso perché raggiunto da un avviso di garanzia legato alla vicenda del contatore del call center. Se così non è, prendo atto e chiedo scusa, ma dato che sono stato io il denunciante di quella scabrosa vicenda, se così è vero, se così dovesse essere vero, chiedo scusa, io chiedo che il sindaco venga da qui a 24 ore a relazionare sul punto e ci dica, perché è interlocutore continuo sui giornali delle forze di polizia, se è vero questo, è chiaro che la gente in un momento di diserzione collettiva, di disistima totale verso la politica, se c'è questo neo bisogna chiarire e capire se la soluzione voluta da Zadotti è frutto di un'attività investigativa e perché il sindaco, perché è stata una nomina fatta in sovrumano silenzio e in perfetta solitudine, avevamo detto, usando un sillabario leopardiano, il sindaco non ha avuto la sensibilità di riferire alla sua maggioranza, ai suoi cittadini, che il dottore Zadotti, così facendo, si è comportato da persona per bene, ma c'era il vizio d'origine, perché della vicenda del furto dell'acqua si sapeva dall'inizio della consigliatura. Quindi si è replicato due volte, avendo un effetto recidivo nell'incancrenimento della gestione della cosa pubblica, con la nomina dello stesso. Da ultimo, ma non perché di minore importanza, e ritengo in questo caso di sposare la totalità dei sentimenti dell'assemblea consiliare, chiedo a nome del mio gruppo, e quindi voglio che venga verbalizzato che è il nostro gruppo che lo propone, perché gli organi di stampa non lo propongono tutti, mi auguro che il garantista abbia modo di dire sino in fondo la verità, noi chiediamo che venga fatta una delibera e che sia recapitata alla prefetto e al sindaco, ex sindaco di Rizzico, il dottor Pertucci, nella quale esprimiamo la stima incondizionata verso lo stesso per quello che ha fatto per la sua comunità, per la comunità di Rizzico, perché questa è una prova molto labile, molto periferica rispetto al dato pregnante che l'azione voluta dall'ex sindaco,
che testimonia che esiste una cultura, non una legione, né un sodalizio, di gente che predica che la criminalità organizzata va contrastata diuturnamente e sistematicamente. Quindi, forte di questo approvvigionamento culturale e anche istituzionale, noi chiediamo che il sindaco, nelle prossime 24 ore, ma se è in grado di farlo anche stasera, ce lo dica stasera, venga a riferire sulla vicenda delle dimissioni del dottore Zanotti. Vicenda che va contenuta in questa mia breve esposizione, invece chiediamo che venga fissata nelle modalità e nei tempi che il sindaco riterrà opportuni, un confronto aperto, sincero, serrato, senza difesa di colori sociali di gruppi di maggioranza e opposizione, sulle dimissioni dell'assessore Passafare, perché viene meno Biancaneve rispetto ai settennati. Le dimissioni di Passafaro, per quello che è il modo di interpretare la vicenda politica e la nascita di questo contesto, significa che Biancaneve ha abbandonato i settennati. E dato che so della sensibilità di Passafaro, che non abbandona nessuno, evidentemente sarà stato costretto a dimettersi. Prego, consigliere Passafaro. Non volevo assolutamente aprire nessuna polemica. Ringrazio tutti i consiglieri, i 2 o 3 della maggioranza che mi hanno tempestivamente chiamato per sapere qualcosa e l'opposizione tutta, compreso il capogruppo a nome di tutti, che mi ha chiamato per dire cosa è successo. Non è successo niente di grave, non voglio strumentalizzare assolutamente niente. Scusate se sono un po' emozionato, ma consentitemi di esserlo. Ho specificato dall'inizio e ho inteso dire quello che sentivo. Sono forme caratteriali diverse di gestire e quindi dopo un anno, non aggiungo altro, sofferenze o no, ho deciso di ritirarmi e di rimanere in silenzio, come volevo rimanere stasera. Non ce l'ho con nessuno, non me la prenderò con nessuno, continuerò ad essere un consigliere e un consigliere di maggioranza sulle cose che ritengo valide e giuste. Non voglio creare nessun disagio alla maggioranza, non me lo creerò io, perché non ho nessun problema ad essere assessore, perché prima voglio essere Alfonso Passafaro per Locri e poi assessore quando è possibile, ma se no non è la morte. Perché a me non mi conoscono perché faccio l'assessore, ma mi conoscono perché sono Alfonso. Questo è uno dei punti più importanti a livello umano e morale che intendevo sottolineare. Ringrazio una buona parte della popolazione che mi ha incontrato, mi ha dato solidarietà, è quello che cerco, è quello che voglio, è quello che mi basta. Non voglio glorie, non voglio diventare niente, non c'è nessuna strategia sotto. Ringrazio il sindaco per avermi chiamato, per dire che la deve la trattiene lui, la può dare tranquillamente. Io non sono un uomo che esco ed entro e che entro ed esco, sono uscito ed è chiuso. Fino alla fine della legislatura Passafaro non entrerà più in maggioranza, in giunta, resterò in maggioranza, ma è quello che è la mia persona, è il distinguo della mia persona. Non ho bisogno di fare l'assessore per essere io sono io, gli altri sono gli altri. Quindi vi ringrazio e vi pregherei, anche all'opposizione pregherei, di non essere incisivi, di non cercare, anche se vi ringrazio veramente di cuore, perché fino a tarda notte siete stati vicini, ma l'ho preso non strumentale il fatto, l'ho accettato veramente di cuore, perché c'era qualche altro che lo doveva fare veramente di cuore ed essere vicino, e non certamente l'opposizione. Sono parole che aspettavo da più di uno della maggioranza. Comunque, non è un problema. In giro la gente sa, farà un giudizio, non ci saranno vendette, non ci saranno sul piano politico, non ci saranno odi. Quello che pregherei ai signori componenti della maggioranza è di finirla di dire cose assurde, cose che non stanno in piedi. Io non sono impazzito per qualcuno in piazzetta che dice cosa voleva, non volevo niente.
non ho avuto niente e non volevo niente, non ho mai chiesto niente, non si tratta di dimissione, di spartizione, non ho mai chiesto niente. Se qualcuno mi può accusare di aver preso un avvocato, un ingegnere, un architetto, un qualche cosa, una qualsiasi cosa, una sedia, allora io chiedo scusa alla popolazione e mi ritiro pure da consigliere comunale, non è necessario fare politica in questa città se poi si è trattati in questo modo. Quindi vorrei chiudere la polemica e vi pregherei di chiuderla veramente dal profondo del cuore, perché mi lega a questa maggioranza, ad alcune persone di questa maggioranza, un rapporto vissuto per serate intere, per giornate intere, trascorse per cercare di mettere insieme tutti i cocci, perché ognuno di voi ci conosce e ci conosce bene, sa che è semplicemente un consigliere o un assessore e può fare un passo indietro, sa che ne fa di questo un modo di vivere, di vita. E quindi a questo punto eviteremo veramente il male della città. Io voglio il bene della città, voglio essere d'aiuto a questa maggioranza e più volte vi ho invocato anche a voi minoranza sui punti e sui problemi importanti. Andiamo avanti, cerchiamo di risolvere e di far rinascere Locri, perché oggi più che mai può rinascere rispetto alle città vicine, con grande dispiacere, perché io non godo a vedere morire gli altri per crescere noi. Vorrei che crescessimo tutti insieme. Purtroppo per alcune cose oggi Locri può crescere veramente e sicuramente io mi dedicherò e darò tutta l'anima per cercare col mio poco che posso dare per farla crescere e per farla andare avanti. Non si tratta di essere in giunta o non essere in giunta. Sarò sostituito quando il sindaco, la maggioranza lo riterrà, e sicuramente sarà più valido di me, valido quanto me, e io darò un aiuto anche nel settore ambiente, che è molto difficile e complicato, per poter andare avanti. Voglio rimanere quello che sono, voglio rimanere Alfonso, voglio rimanere l'amico della città, l'amico della maggioranza e l'amico della minoranza. Grazie.